Ora sta per iniziare l'incontro intitolato L'identità europea tra catene e libertà. Conversano Agnès Heller e Fabio Vander. Buona storia a tutti! Allora, buonasera a tutti, naturalmente anche da parte nostra. Io sono Fabio Vander e ho il piacere e l'onore di conversare e comunque proporre alcune questioni e domande ad Agnès Heller, alla mia sinistra, che è una delle maggiori filosofe contemporanee, una filosofa ungherese. Ha dietro le spalle una grande carriera accademica e scientifica, ha pubblicato una serie di saggi particolarmente importanti, tradotti spesso anche in italiano. È stata Agnès Heller una protagonista, possiamo dire, della vita intellettuale europea del Novecento. In un qualche modo ha vissuto, possiamo dire, sulla sua pelle due fra i drammi maggiori del Novecento. Da una parte la persecuzione degli ebrei, il papà della Agnès Heller è morto in un campo di concentramento di Auschwitz, dall'altra parte un regime come quello comunista che appunto per 70 anni in Ungheria ha conculcato tutte le libertà. Lei è stata perseguitata dal regime, espulsa dal partito, eccetera. In un qualche modo, voi capite, una protagonista eccezionale del Novecento, ma anche del nostro nuovo secolo, del XXI secolo. Io vorrei, come metodo, diciamo, porre alcune questioni e alcune domande alle quali risponderà Agnès Heller e alla fine, se ci saranno domande, qualche domanda anche dal pubblico. La prima domanda che vorrei porre è a partire proprio da un libro, da un importante libro di Agnès Heller, L'uomo del Rinascimento, quindi appunto un saggio sulla cultura del Rinascimento, nel quale viene sostenuta una tesi particolare, è con il Rinascimento e quindi con la grande cultura umanistica che si affermano le idee di libertà e universalità. L'uomo del Rinascimento è per definizione, dopo i secoli bui del Medioevo, l'uomo appunto della libertà, dell'universalità dei diritti. Ecco, la prima domanda che vorrei porre è questa. Può dare una definizione di uomo e donna, evidentemente europeo, del Rinascimento? Grazie. Köszönöm szépen a kedves bevezető sorait, és köszönöm szépen a kérdését is. Azért beszélek magyarul, mert senki sem ért csak angolul a közönségben. Grazie. Grazie delle parole introduttive, delle gentili parole, grazie anche per la domanda. E devo spiegare subito dall'inizio che parlo ungherese perché mi sembra che non ci siano nel pubblico persone che parlino esclusivamente inglese. Mindenkornak megvan a maga emberképe, tipikus emberképe. Volt egy tipikus középkori emberkép, főleg a 13. században át középpontban. Ez lényegében elég homogén volt. Az embernek szentnek kellett lennie, istenhívőnek, morálisnak, kellett hinni a túlvilágban, és hát üzletelhetett persze, mindenki üzletel, de alapjában véve mondjuk a vallási szempontból tökéletesnek kellett lenni. Ez volt az emberkép. Nem azt jelenti, hogy ilyenek voltak az emberek, hanem hogy volt egy emberkép, embernek ilyennek kellene lennie. Ogni epoca ovviamente ha la figura
dell'uomo ideale, ovvero la figura standard. Il XIII secolo, dunque stiamo parlando ancora del Medioevo, abbiamo la tipica figura idealizzata dell'uomo medievale, deve essere praticamente un santo, ovviamente credente, praticante, pio, deve attenersi a dei valori morali, credere ovviamente nell'aldilà, e va bene, il commercio si tollera perché poi in fin dei conti commerciano tutti, ma deve perseguire la perfezione, dunque dal punto di vista religioso. Certamente le persone poi non erano così, ma almeno questo era l'ideale. A reneszánsz emberképnek az a sajátossága, hogy nem egyfajta, nem homogén emberkép van, nagyon sokféle ideális emberkép van. Van az ideális művész, van az ideális költő, van az ideális politikus. Ugye Machiavelli megrajzolja az ideális politikusnak kétféle arcát, a politikus mint republikánus, a politikus mint hát mondjuk korai bonapartista, mind a kettőt megrajzolja. De megjelenti mondjuk Savonarola, és Savonarola képviseli, volt az első, aki a fundamentalizmus képviselte. Nem egyszerűen a vallási alapok helyezkedett, hanem vissza akarta állítani azt, amit elveszett, homogenizálni akarta a heterogén emberképet, a heterogén kultúrát. Ugye ez volt a Savonarolai mondjuk intermezzónak a szerepe Firenze történetében. L'immagine dell'uomo rinascimentale è invece diversa, non abbiamo più un'immagine omogenea, idealizzata, uguale per tutti. La figura ideale del Rinascimento è variegata, abbiamo l'artista ideale, abbiamo il poeta ideale, abbiamo il politico ideale, e Machiavelli cerca di delinearlo ovviamente nel suo modo e crea praticamente quello che poi chiameremo la figura bonapartista. Lui è in un certo senso l'iniziatore del bonapartismo, e poi abbiamo un piccolo periodo di eccezione sempre nel Rinascimento, di reazione contro questo, ed è Savonarola che invece vuole un ritorno al fondamentalismo, gli dispiace aver perduto quella figura unica, univoca del Medioevo, e non gli piace ovviamente questa eterogeneicità del Rinascimento, e vorrebbe ritornare a questa figura unica che vale per tutti, e questo è un intermezzo, diciamo, nella storia dell'Italia, ovvero di Firenze. Tatos antimodernismo, a modernus fallo, reakció képen már megjelent a reneszánsz korában. E dunque l'antimodernismo riappare come un movimento reazionario già nel Rinascimento. Mindannyian tudják, hogy az emberkép a reneszánsz után megint megváltozott. Már a polgári emberkép megváltozott a Faust mintájára. Ugye soha se lehetünk boldogok, minden határ túl kell lépnünk. Ugye az élet egy küzdelemből áll, amelyben a vége mindig ugye a halál, de a halált is le kell győznünk, mert nem tudunk sose a célunkhoz elérni, de minden túl kell haladni, a haladásnak az eszméje, mindig túl kell mindent haladni, ez már egy új embereszmény, ez nem lépett fel még a reneszánsz korában. E poi dopo il Rinascimento tutti sapete che l'immagine dell'uomo cambia nuovamente, abbiamo il modello del Faust, dove l'uomo non è mai soddisfatto, deve oltrepassare ogni limite, deve andare sempre oltre. La vita è una lotta che finisce ovviamente sempre con la morte, ma allora va vinta anche quella, dobbiamo passare anche oltre la morte. E qui questo andare sempre avanti dà l'idea del progresso, genera l'idea del progresso che nasce in questo periodo di questo uomo nuovo dopo il Rinascimento. Tehát a Renaissance ember típus, Renaissance ember eszme a középen áll, átmenet, a középkori ember eszmény és a modern ember eszmény között. E dunque il concetto rinascimentale dell'uomo, l'idea dell'uomo rinascimentale è un'idea di transizione fra il mondo medievale e il mondo moderno. E sokkal pluralista bisogna szempontból, mint az az emberesmény, ami előtte és utána volt rappresentatív. Ed è ovviamente un modello molto più variegato, dunque pluralista, sia di quello precedente, dunque medievale, che quello che segue, dunque il nuovo moderno. Ok. Abbiamo adesso tratteggiato i caratteri dell'uomo moderno,
però l'ideale del Rinascimento, a cominciare dall'Ottocento, ma poi particolarmente con il Novecento, l'ideale universale dell'uomo rinascimentale si trova contro, per reazione, un processo invece che è quello della rinascita dei nazionalismi fra 800 e 900. Quindi ecco la domanda, il Novecento è stato definito anche il secolo del male assoluto, no? Quindi il secolo dei totalitarismi, dal fascismo al nazismo al comunismo. La domanda è: come è possibile che la modernità dell'umanesimo si sia potuta rovesciare nel suo contrario, cioè appunto nel male assoluto, in questa contraddizione tra universalità e particolarità, fra universalismo e nazionalismo? Ecco, chiedere, la domanda è proprio su questa contraddizione del Novecento. A világ mindig egy veszélyes hely volt, és ma is veszélyes hely. A probléma azokkal van, akik azt hitték, hogy már többé nem lesz a világ veszélyes hely. Ezek meg vannak rendülve, mikor a világ veszélyességet látják. Azok vannak megrendülve, akik hittek a haladásban. Tehát mindig haladunk előre, minden nap jobb és jobb lesz, mindig tökéletesebb lesz az ember, mint amilyen volt. Most rá kell jönnünk arra, és ezt akkor ma lényegében belátja, nincs olyan, mint emberi tökéletesedés. Az egyik ember tökéletesebb, mint a másik. Az individuum tud tökéletesedni, de az emberi nem tökéletesedik, csak más fogja érdekelni, mással foglalkozik, és kevésbé. És nem kevésbé fog gyilkolni, és nem is inkább fog gyilkolni. Ugye itt beszélt arról, hogy nacionalizmus. Ma, mióta nemzetállam kialakul, azóta a nemzetek gyilkolják egymást. Ez Goriciában nem kell külön elmondanom, elmennek, megnézik 1916-os csatát, gyilkolják egymást ezért a városért. Ezek nemzetek gyilkolták egymást. De korábban is gyilkolták egymást. A 30-es háború a katolikus és protestáns gyilkolt egymást, mert más volt a vallások. Fél Európát kiirtották a vallásháborúba. Korábban dinasztikus háborúk voltak, különös dinasztiák harcoltak egymással, és ott is gyilkolták az embereket jószerivel. Nem is beszélve arról, hogy mágián égették el az eretnekeket, és a boszorkányokat, és egyebeket. Csak azt akarom ismételni, mindig veszélyes volt a világ, ma is veszélyes, másként veszélyes, mint ahogy volt, de nem helyes, nem is gondolom, hogy akár a modern világról azt mondhatnak, hogy milyen remekül kezdődött, és milyen borzalmasan végződik, mert sosem kezdődött olyan remekül, igaz, hogy a 20. században borzalmasabban végződött, mint sokkor előtte, sok technikai eszköz állt a rendelkezésére, nem csak kardok és nem csak puskák, hanem mondjuk koncentrációs táborok, gázkamrák és egyebek nem voltak korábban az emberek rendelkezésére, nem álltak rendelkezésére, de az nem jelentett az, hogy a pusztításra akarata kevésbé volt jelen. Különben itt olasz közönséggel van dolga. Ugye mindenki tanult az iskolában Róma történetét. De mindenki tudja, milyen remek dolog, hogy Kartágot teljesen elpusztították, és állítólag súval hitették be. Mi volt ez, ha nem népirtás? Ugye? És mikor a költészet nézzük, az első költemény, Homérosz, ugye? Homérosz, Iliász. Tróját teljesen elpusztították. A férfiakat megölték, nőket, gyereket rabszolgáknak adták el. Mi volt ez, hogyha nem népirtás? Volt képen népirtás korábban is, ezt nem mi találtuk fel, de egyet mi találtunk fel, és visszatérnék arra, amit ön mondott. Egy pozitívumot, hogy számukra nem természetes a népirtás, és nem is egy erény, mint a régiek számára volt. Mondott? Il mondo era sempre un
il mondo era sempre, da sempre, un posto pericoloso. Il problema è che ci illudiamo spesso che oggi non lo sia più, invece che continua ad esserlo. E questo è l'errore tipico, l'illusione, direi anche stupida, di quelli che credono nel progresso, perché credono che si stia migliorando di giorno in giorno, abbiamo soltanto miglioramenti, l'umanità si sta perfezionando. Non è vero, è l'uomo, l'individuo che riesce a perfezionarsi, ma l'umanità come tale no, non c'è perfezione, ci sono persone che diventano migliori, altre no, ed è una questione individuale, ma a livello di umanità, a livello di nazioni, a livello di popolo, di gente, da un tale miglioramento non riusciamo a scorgerlo. Lei ha menzionato la questione dei nazionalismi, ma ovviamente il nazionalismo appare dalla nascita dello Stato-Nazione ed è in quel momento che non è più l'uomo a uccidere un altro uomo, ma una nazione a estinguere, dunque a uccidere un'altra nazione. A Gorizia non credo di doverlo ribadire in modo speciale, basta pensare alla presa di Gorizia del 1916, ovvero, oppure se parliamo della guerra dei 30 anni, dove ci sono i cattolici contro i protestanti e ammazzano tantissime persone proprio in nome di due credenze religiose diverse. E prima ancora di ciò avevamo le guerre fra le varie dinastie, dunque di nuovo diciamo non sono state le persone ad ammazzarsi, ma erano le dinastie che si facevano le guerre. Oppure se parliamo del rogo delle streghe, ovviamente di nuovo in nome di un qualche ideale strano si uccidono delle persone. Dunque non credo che ci sia veramente un progresso in questo senso, però abbiamo una differenza, comunque c'è da scorgere. Il mondo moderno inizia in un modo fantastico e potremmo dire sta finendo in un modo catastrofale, non catastrofico. Non è vero, è vero che il XX secolo è stato un secolo veramente cruento, anche per il fatto che sono stati introdotti dei mezzi tecnici che prima non c'erano, cioè prima si ammazzavano a colpi di spada o ascia o aste. Nel XX secolo ci inventiamo i campi di concentramento, le camere a gas e tant'altro. Voi penso di avere davanti a me un pubblico prevalentemente italiano, a scuola certamente avete studiato la storia dell'antica Roma e lì i poeti stessi elogiano la vittoria su Cartagine che è stata rasa al suolo. Ma ditemi, la vittoria su Cartagine cos'era se non un genocidio? Oppure Omero, Iliade, Troia di nuovo rasa al suolo, gli uomini tutti uccisi, le donne e i bambini fatti schiavi. Un genocidio. E dunque possiamo vedere che il genocidio certamente non era un'invenzione del XX secolo. La grande differenza consiste nella concezione del genocidio, perché penso che oggi non possiamo, nessuno di noi possa veramente giustificare, nessuno personalmente, moralmente riesce a trovare una giustificazione al proprio interno di qualsiasi tipo di genocidio. Eppure nell'antichità, e questo è un progresso, nell'antichità abbiamo poeti che decantano i meriti dell'uccisione o del radere il suolo sia Troia o Cartagine. Ora è indubbio però che dopo la Seconda Guerra Mondiale e proprio per gli orrori che si consumarono durante la Guerra Mondiale, dal genocidio degli ebrei alla bomba atomica lanciata alle bombe atomiche lanciate sul Giappone, comunque si pone il problema di un nuovo ordine internazionale fondato sulla pace. Quindi nascono le Nazioni Unite, in Europa comincia faticosamente il processo di unificazione europea. L'obiettivo è quello di abolire la guerra dall'Europa, di far sì che i popoli europei non debbano più uccidersi tra di loro. Ora io le chiederei un giudizio sull'Unione Europea, perché se è vero che da una parte la pace è divenuta la regola nella vita europea occidentale ed è stata quindi abolita la guerra fra grandi popoli come la Germania, la Francia, l'Inghilterra, però è vero anche che noi oggi, nella nostra contemporaneità, ci troviamo di fronte ad una crisi del progetto europeo.
ed è una crisi determinata, certamente una crisi economica, ma evidentemente non solo una crisi economica, anche una crisi di valori dell'Europa. Il valore della pace, della partecipazione, della tolleranza. Anche questi valori sembrano essere messi in crisi. Il problema dei migranti, perché poi di questo si tratta oggi particolarmente, sembra mettere in crisi il progetto europeo. Ecco, io la domanda che vorrei fare è appunto un giudizio di Agnes Heller sull'Europa dei nostri giorni. Az először azzal kezdeni, most igyekszem olyan sokat beszélni, jó? Nem probléma. Először azzal kezdeném, hogy az első világháború Európa eredendő bűne volt. Az eredendő bűnből sok minden következik. Ebből az eredendő bűnből következett a második világháború, ebből következett a Duce, Hitler, Stalin, lényegében az összes koncentrációs táborok, a holokausz, és 100 millió hulla. Ugye európaiak a 20. században körülbelül 40-50 év alatt 100 millió európait öltek meg, most a gyarmatokról nem is beszélve. 100 millió európait öltek meg európaiak. Európában nem a gyerekek hiányoznak elsősorban, hanem a dédapák hiányoznak. Akik itt haltak meg, ezek a környék, minden környéken, 1914 és 18 között. Ezzel kezdeném. Beh, inizierei dicendo che il peccato originale dell'Europa era certamente la prima guerra mondiale, perché la prima guerra mondiale ha prodotto certe conseguenze che erano ovviamente la seconda guerra mondiale, ma ancora prima Duce, Hitler, Stalin e poi i campi di concentramento, l'olocausto e quant'altro. L'Europa ha prodotto in questo secolo 100 milioni di cadaveri. Noi abbiamo in Europa in questo periodo di 40-50 anni di guerra ininterrotta dalla prima alla seconda guerra mondiale alla fine, abbiamo fatto 100 milioni di vittime europee in Europa, non parlando nemmeno degli altri continenti delle guerre che erano in effetti mondiali. E dunque il peccato originale inizia in quel periodo, dal 1914 al 1918. Nemzetek léteztek lényegében a francia felvilágosodás, a francia forradalom óta, de nemzet államok voltak éppen csak az első világháború után keletkeztek. Az első világháború a nemzet államok győzelme volt mi felett. A proletár internacionalizmus és a burzsa kozmopolitizmus felett győzött a nacionalizmus. Azóta a nemzet Európa istene és a nacionalizmus Európa vallása. E noi avevamo nazioni che sono apparse sul scenario storico già dai tempi della rivoluzione francese, dell'illuminismo, ma è con la prima guerra mondiale che apparono gli stati-nazione e questo diventa l'ideologia principale dell'Europa. Soltanto con la prima guerra mondiale l'internazionalismo del proletariato viene sopraffatto dal nazionalismo, che il nazionalismo diventa la religione ufficiale dell'Europa e la nazione il suo Dio. A második világháború után némely európai belátta, hogy ezt nem lehet tovább csinálni. Elpusztítjuk magukat és a világot. És akkor keletkezett az Európai Unió gondolata. Először De Gaulle és Adenauer találkozásánál, mikor eldöntötték, hogy Németország és Franciaország nem fog háborúzni, mind az első háború, mind a második is, Német és Franciaország konfliktusából nőtt ki. Ez volt a tipikus ellentét Európában. Dopo la seconda guerra mondiale ovviamente tutti gli europei comprendono che così non si può andare avanti e non perché andando avanti di questo passo andremo a distruggere non solo l'Europa ma tutto il mondo e l'umanità. E per questo si arriva all'idea dell'Unione Europea, al momento storico quando il generale De Gaulle e Konrad Adenauer si mettono d'accordo che almeno le due nazioni principali dell'Europa, la Francia e la Germania, non si avrebbero mai più fatto guerra l'una all'altra, perché infatti entrambe le guerre mondiali sono provocate dal conflitto fra queste due grandi nazioni. As Europa Union.
Wir lényegében egy nagyon pozitív mozzanata volt a háború utáni európai történelemnek. Két dologra épült. Egyrészt arra az elhatározásra, hogy európaiak nem fognak egymás ellen háborút viselni, másrészt arra, hogy a nemzetállam korlátozni fogja önmagát. Tehát bizonyos részét, bizonyos aspektusát a függetlenségének feladja a közösség számára, hogy ez a kettő nemzetállamot nem lehet megszüntetni, nem korlátozni. Most az első konfliktus, ami most már kialakul, az a konfliktus az unió és a nemzetállamiság között. Hogyha megnézzük, hogy mi történik Magyarországban, Lengyelországban, talán Ausztriában is máma, ki tudja, és Csehországban és Szlovákiában látja, hogy a nemzetállamiság ütközik össze az unióval. A keleti nemzetállamok abszolút értéket tulajdonítanak a nemzetállamiságnak, és rossz néven veszik a központok mások kedvéért, az egység kedvéért, a béke kedvéért, ezeket valamilyen módon nem is korlátozzák, de leszűkítik, nem akarják ezt az áldozatot meghozni. Ez az első, most megjelenő konfliktus, másodikról majd később. L'Unione Europea è appunto questo movimento molto positivo che appare dopo la Seconda Guerra Mondiale e il processo che si inizia lì. Ed è basato soprattutto su due principi fondamentali. Il primo certamente è il principio base, la promessa che mai più le nazioni europee si farebbero guerra l'una all'altra. Le nazioni Stato per questo, e questa è l'idea dell'Unione Europea, limitiamo il potere dello Stato-Nazione, il quale cede parti della propria sovranità a una sovrastruttura sovranazionale, ovviamente l'Unione, per evitare questi conflitti nel futuro. Perché ovviamente uno Stato-Nazione non possiamo adesso abolirlo con forza, allora lo restringiamo, lo limitiamo. E oggi il conflitto che vediamo è il conflitto fra gli Stati-Nazione e l'Unione Europea, lo vediamo con tutto quello che sta succedendo in Ungheria, in Slovacchia, in Polonia, in Repubblica Ceca, in Austria probabilmente, non ho sentito le ultime notizie. Dunque sono soprattutto quei paesi orientali dell'Europa che cercano di lavorare contro il principio dell'unità e della pace, non vogliono più essere limitati, non vogliono sacrificarsi per un bene maggiore, il bene comune, che appunto sono i nostri principi fondamentali. Cosa che tenne gli europei államoknak nincs demokratikus tradíciójuk. Volt időnként liberális demokratikus államok, de általában rövid ideig tartott. És általában végül is megszavaztak egy olyan államelnököt, aki végül zsarnok lett, ez harmadik Napóleonnal is kezdődött, vagy a Dulcsét, vagy Hitlert, mind megszavazták őket, mert voltaképpen kényelmesebb egy vezért szolgálni, mint a felelősséget a magunk alára venni. Ez az európai tradíció sajnos. A második világháború után lassan csak Nyugat-Európában, és mondjuk Olaszországban, de nem mindenütt, Spanyolországban Franco volt, Görögországban katonai diktatúra, Portugáliában szintén, tehát azért vigyázzunk, legalább Közép-Európában és Nyugat-Európában és Itáliában. Ugye itt volt egy állandó, vagy mondhatnám, fenntartó fejlődése konfliktusokon keresztül. Másként nem megy a liberális demokráciának. De mindig fennáll Európában a veszélye annak, és ma is fennáll, hogy ez összeomlik. Mert a bonapartizmus tradíciója túlságosan erős. És ha jól megy a gazdaság, és itt van a gazdaságnak szerepe, ha az emberek úgy érzik, hogy minden nap jobban élnek, mint tegnap, többet tudnak vásárolni, több van a frigiderben, a gyerekeket jobb helyekre küldik nyaralni, és maguk mennek nyaralni, akkor jó a liberális demokrácia. Ha problémák vannak, ha konfliktusok vannak, és ez előfordul, akkor már kiabálnak, jó lenne ma egy vezér nekünk. És ebből magyarázható, hogy a szélsőséges mozgalmak és pártok utóbbi időben ilyen ilyennyire megerősödtek, nem csak a bevándorlás miatt, már akkor megerősödtek, még a gazdasági krízis tetőpontján volt 2008 körül. Aggiungerei che i paesi europei non hanno veramente una tradizione democratica. Cioè i momenti di democrazia che vediamo in Europa sono momenti sporadici, per periodi brevi. Di regola
di solito si inizia in un modo abbastanza tranquillo e normale, i leader vengono eletti, non scordiamoci del fatto che sia Mussolini che Hitler siano stati regolarmente eletti, che poi diventano dei tiranni. Ed è perché? Perché è semplicemente più comodo eleggere uno dalla mano forte, perché questa purtroppo è la tradizione dell'Europa. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, infatti, non abbiamo, tranne che nel centro dell'Europa, cioè abbiamo alcune eccezioni, perché abbiamo... Nel sud Europa abbiamo solo l'Italia, che è un paese che ovviamente con tante contraddizioni cerca di sviluppare una democrazia, ma in Francia abbiamo, in Spagna abbiamo Franco, in Portogallo abbiamo un'altra dittatura, in Grecia abbiamo la dittatura militare, e dunque almeno l'Europa centrale si salva, con l'eccezione dell'Italia per il sud, e questo è l'unico, ecco, piccolo sacchetto di democrazia che abbiamo all'interno dell'Europa. Dunque in Italia vediamo questo sviluppo della democrazia liberale, ma attraverso dei conflitti, come è giusto che accada, ma sempre viviamo in Europa costantemente questo pericolo che questo tutto del apparato democratico collassi, perché la nostra tradizione europea è il bonapartismo. Finché ci va bene in termini economici, finché noi di anno in anno si sta sempre meglio, finché abbiamo il frigo pieno, i bimbi vanno in vacanza, andiamo al mare, dunque tutto va bene. Quando appare una crisi economica in Europa, cosa facciamo? Cerchiamo un leader forte, uno dalla mano forte che metta le cose a posto e faccia le cose al posto nostro. E per questo oggi vediamo l'ascesa dei partiti populisti e nazionalisti in tutta Europa. Non solo, non è stata la crisi dei migranti a provocare questo, ebbe inizio molto prima, ma certamente ancora più fortemente dall'inizio della crisi economica finanziaria nel 2008. Krízis felerősítette ezt a konfliktust. Méghozzá annyiban erősítette fel, hogy kétféle jog, az emberi jog és a honpolgári jog ütközik egymással. Ugye Európában megtanultunk, hogy vannak emberi jogok. Minden ember egyformán szabadnak született, egyformán van ésszel és lelkismertel felruházva. Hogyha ezt követjük, akkor minden migráns be kell fogadni, hiszen pont olyan emberek, mint mi vagyunk. De van egy honpolgári jog. Honpolgári jog azt mondja, hogy az állampolgárnak van joguk eldönteni, hogy milyen politikát folytat az állam. De az állampolgári úgy döntenek, hogy nekünk nem kellenek idegenek, akkor az állampolgári úgy döntenek, ez az állampolgárok joga. Tehát az emberi jogok és az állampolgári jogok konfliktusa manapság hozzákapcsolódik a nacionalizmus és a nacionalizmus, mondhatnám, limitálásának az ellentmondásával. Ez a kettő együtt krízi szituációt hozott létre a mai Európában. E poi la crisi dei migranti ovviamente non ha fatto che acerbare questo conflitto, perché stiamo parlando di un conflitto fra due tipi di diritto che abbiamo in Europa. Abbiamo i diritti umani da un lato e i diritti civili dall'altro, e questi due non sono compatibili, anzi spesso sono in conflitto. In Europa infatti siamo ben consapevoli di avere i diritti dell'uomo, e dunque diciamo tutti sono gli esseri umani, sono nati uguali, dotati di intelligenza e coscienza morale, e dunque da questo procedono i loro diritti. E dunque se i migranti arrivano alle nostre porte, noi dovremmo rispettare i loro diritti umani, perché sono esseri umani come noi e dunque dovremmo accettarli. Però poi abbiamo, di converso, abbiamo i diritti civili, nel quale viene detto che ogni cittadino di una nazione decide delle politiche di quella nazione, e se i cittadini preferiscono non avere migranti, loro dettano la politica dello Stato e dicono non li vogliamo nelle nostre case e dunque teneteli fuori. E qui abbiamo questo conflitto fra due diritti che, combinato col nazionalismo, diventa una cosa esplosiva. Európánál, tehát beszélhetünk krízisről, még nem, de valamilyen formájú krízisről, és úgy vagyunk, mint a tüdőgyulladásnál. Hogyha azt mondják, hogy egy beteg ember most éppen a krízis szituációban van, akkor drukkolunk, mert van két alternatíva. Vagy meghal, vagy erősebb lesz, mint mielőtt beteg lett. Ugye ez van a társadalmi krízisben is. Vagy elpusztul az az intézmény, amely krízis nem tud átélni, vagy erősebben kerül ki a krízisből, mint ami ennek bekerült. Én drukkolok az utóbbinak, az Európai Unió esetében.
Abbiamo menzionato la crisi in Europa. Beh, la crisi può essere anche paragonata a una malattia, diciamo a una polmonite, che è una malattia più che tutt'altro che non pericolosa, ovviamente innocente. E dunque quando sentiamo di una persona che è malata di polmonite, noi subito ci mettiamo a volere un risultato, perché i due risultati possibili sono o muore o diventa più forte di prima, no? Lo stesso vale per le società. In tempi di crisi le società o si estinguono o diventano più forti di quello che erano prima. Nel caso dell'Unione Europea io ovviamente mi auguro il secondo dei risultati, dunque che diventi ancora più forte. Ok, io prima di passare la parola a qualche domanda del pubblico vorrei porre due ultime domande. La penultima riguarda proprio le questioni da ultimo toccate da Agnes Heller, cioè il futuro della democrazia. Noi oggi parliamo appunto di crisi della democrazia, di crisi delle democrazie europee e del progetto europeo. Ma quindi parliamo dei nazionalismi, dei razzismi, della xenofobia. Ma secondo Agnes Heller, parliamo di bonapartismo, quindi di fiducia nell'uomo solo che risolve i problemi. Agnes Heller è ottimista, però più in generale sul futuro della democrazia, sul futuro della democrazia europea, cioè l'Europa, la democrazia europea ha gli anticorpi per uscire in modo democratico dalla crisi della democrazia? Én szándékosan nem demokráciáról, hanem liberális demokráciáról beszéltem. Mert ha demokráciáról beszélünk, egyesek azt fogják mondani, hogyha az emberek többsége megválasztja Putyint, az egy demokrácia, hiszen a többség választotta meg őt. A többség megválasztja Erdogánt, az egy demokrácia, mert a többség választotta meg őt. Ezért beszélek liberális demokráciáról, ahol a kisebbség jogait, az egyén jogait, az ellenzék jogait, összes szabadság jogot tiszteletben tartják és elismerik, ahol a jogrend uralkodik, és az úgynevezett checks and balance tiszteletben van tartva, tehát ellenintézmények léteznek, és nem központosítottak az politikai intézmények. Ezt nevezzük liberális demokráciának, ezért hangsúlyozom ezt. Hangsúlyozom ezt, hogy azt akarom mondani, hogy Erdogánt megválaszthatja a többség, Putyint megválaszthatja, ugye nem választotta, megválaszthatja a többség, ugye az iráni vezetés megválaszthatja a többség, de attól ezek még nem demokráciák. Azaz nem demokráciának nevezhetők, de nem liberális demokráciák, nem az, ami én demokráciák nevezek, az liberális demokrácia. Én éltem egy kommunista világban, ahol azt mondták, hogy mi vagyunk az igazi demokrácia, mert a többiek, hogy az a kapitalisták, az formális demokrácia, szemben a valódi, tartalmi demokráciával. Mindent lehet kérem szépen mondani. Io ho parlato di proposito, ho utilizzato non il termine democrazia, ma il termine democrazia liberale. Perché se utilizziamo soltanto democrazia in questo senso, allora Putin è stato eletto democraticamente, in verità non l'è, è stato eletto, ma come anche Erdogan, la maggioranza ha eletto Erdogan, dunque lui è stato eletto in modo democratico. Per questo sto parlando di democrazia liberale, quella che rispetta i diritti dell'opposizione, del diverso, delle minoranze, le libertà civili, quei checks and balances che dicono gli inglesi. No? Il bilanciamento dei poteri e il controllo a vicenda dei poteri sovrani. Dunque uno Stato che non abbia delle istituzioni assolutamente centralizzate, e per questo voglio enfatizzare l'importanza di utilizzare il termine democrazia liberale, perché appunto è stata la maggioranza ad eleggere Erdogan, Putin poi non è stato eletto, ma diciamo che è stato eletto, ma non per questo possiamo parlare di democrazia, perché non è uno Stato liberale. Io ho vissuto nel comunismo dove ci dicevano che siamo noi la vera democrazia, noi siamo quella vera democrazia, perché le democrazie, quelle occidentali, capitaliste, sono soltanto democrazie di forma, noi invece veramente di sostanza. E lo sapete com'è finita. Grazie.
L'ultima domanda si ricollega proprio alle questioni, alle questioni del comunismo. Io volevo approfittare della presenza qui di Agnes Heller, di una testimone straordinaria come lei, per chiederle un giudizio proprio sul 1989, cioè quando ci fu la caduta dei regimi comunisti. Io ricordo che prima ancora della caduta del muro di Berlino ci fu in verità la caduta dei muri in Ungheria, cioè a dire le frontiere ungheresi furono le prime ad essere aperte e poter iniziare uno scambio tra l'Europa occidentale e in questo caso un paese comunista come l'Ungheria. Ecco, io vorrei semplicemente, per finire questo nostro incontro, una testimonianza di Agnes Heller, come lei ricorda e come lei ha vissuto il 1989. Ugye köztudomásulag Ausztráliába emigráltam, tehát nem voltam Magyarországon, nem éltem át közvetlenül, de azt elmondhatom mindenkinek, hogy Magyarország totalitárius állam volt, totalitárizmusnak különböző szakaszai vannak, van terrorisztikus totalitárizmus, mint a sztálinizmus vagy rákosizmus Magyarországon, ahol állandóan terror gyakorolnak, és van totalitárizmus, ahol a börtönben teszik, vagy megölik az igazi ellenfelet, de nem terror gyakorolnak, mert terrort akkor gyakorolnak, ha senki sem tudja, hogy ki az, aki találni fognak. Ez a terror sajátossága, hogy mindenki féljen. Na most a totalitárius második szakaszában csak azok félnek, akik kritikusak a rendszerrel szemben, akik ellenzik a rendszert, akik akár társaságban ellen, a rendszer ellen beszélnek, azokra fog lecsapni a rendszer, nem a saját barátaira, mint egy mondhatnám terrorisztikus totalitárius, lecsap a saját barátjai, saját híveire is, ugye a Sztálin és Rákosi korában a kommunistákat is börtönbe bukták és kivégezték, mert lényeg az volt, hogy senki sem tudhatja, hogy ki kerül sorra és mikor. Ez a minden terrorság a mainak is. Az, hogy senki sem tudja, hogy kit fog a terror cselekvés elérni, kit bombáznak le, miért bombáznak pont itt és pont ott, senki sem fogja tudni, ennél fog mindenki fenyegetettnek érzi magát. Ez egy terroristikus rendszernek is a sajátja. Io in verità di questi anni non mi ricordo, non ho ricordi personali perché come ben sapete io ho immigrato in Australia e vivevo lì. Posso dire però un'altra cosa, l'Ungheria era certamente uno stato totalitario, però vanno distinti gli stati totalitari in diversi tipi di stato totalitario. Abbiamo lo stato totalitario del terrore, che era quello di Stalin, quello di Rákosi in Ungheria, dove si imprigionano tutti a prescindere da qualsiasi cosa, dunque tu non puoi in nessun momento sapere se tocca a te o no, dunque per generare una paura generalizzata. Abbiamo gli stati totalitari di questo tipo, dunque del terrore, e poi abbiamo gli stati totalitari dell'altro tipo, dove veramente però sono soltanto i veri opponenti del regime, sono soltanto i critici, quelli che parlano in pubblico, ad essere attaccati dal regime, imprigionati, ovvero anche eliminati, però si sa almeno quali sono le regole. Questo invece, il totalitarismo del terrore, quello di Stalin, risulta nel fatto che poi anche i più fedeli comunisti si ritrovano nei gulag e vengono eliminati lì. Dunque, per incutere un terrore generalizzato in tutti i momenti affinché nessuno possa sapere quali siano veramente i criteri e le regole del gioco. Lo stesso vale anche per il terrorismo in generale, perché questo è il terrorismo, tu non sai mai dove succederà il prossimo attacco terrorista, secondo quali criteri, a che ora, in quale luogo, qual è veramente la meta dei terroristi. Nessuna è generalizzata per incutere veramente una paura a tutti. Az a terror nem tesz különbséget a rendszer számára ártatlan és bűnös között. Nem tesz különbséget. Nem is fontos neki. Az a fontos, hogy mindenki féljen, a terror szónak két értelme van. Egyik értelme az, hogy félni. Apu,
E appunto il terrorismo, ovvero uno stato totalitario di terrore, non distingue fra quelli che sono o si oppongono al regime e quelli che sono veramente innocui, perché vuole incutere una paura generalizzata, perché la stessa parola terrore significa anche ovviamente timore, ovvero paura. Ok, ringraziamo per il momento Agnes Heller e naturalmente però vorremmo anche avere qualche domanda da parte del pubblico. Questo è un signore che sono oggi per Welcome madam, nice to meet you. E adesso però continuare in italiano per rispetto all'auditorio. Io volevo porre tre domande, tenuto presente che almeno per la professoressa Heller la filosofia mi pare sia una sorta di comprensione del presente. Sono tre domande tra loro slegate che però hanno insomma un significato rispetto alla, credo, al suo interessantissimo percorso di ricerca. Lei ha dichiarato una volta che ha compreso con attenzione che cos'è il totalitarismo, mentre sull'Olocausto ha dei seri dubbi, cioè dice che praticamente ha delle oggettive difficoltà a darne un significato. Questa è la prima domanda. La seconda domanda è se la bellezza può contribuire a salvare l'umanità, e lei nella bellezza della persona buona parla di questo problema, ma la bellezza di tipo rinascimentale non è la bellezza dei nostri tempi, che è molto più soggettiva, e quindi volevo capire da lei di quale tipo di bellezza si riferisce. Infine lo Stato-Nazione. Io credo, senza volerla per forza contraddire, che insomma nel centro-nord Europa ci sia una certa esperienza di democrazia di molti decenni, dalla Gran Bretagna, che addirittura si perde nella notte dei tempi, fino alle democrazie nordiche. Ma quello Stato-Nazione, con tutti i suoi limiti, è sicuramente da superare, però di fatto adesso viene superato in una dimensione di virtualità, impalpabilità della ricchezza attraverso delle entità difficilmente comprensibili che sono le grandi companies, i grandi centri di potere, dove non c'è più un rapporto nemmeno del lavoratore con il sistema di produzione, col luogo di produzione. Quindi che cosa ci riserva il futuro? Grazie. Először harmadik kérdése válaszolnék, mert sajnálom, én Európáról beszéltem, teljesen igaza van, Nagy-Britannia nem tartozik Európához. Tehát amit én elmondtam a nemzetállamról, és elmondtam a nacionalizmusról, egyetlen vallásról, és elmondtam a liberális demokrácia problematikus helyzetéről, nem vonatkozik a Nagy-Britanniára. Úgyhogy elnézést kérek. Comincerei subito, se non vado errata, dall'ultima domanda. Sì, mi scuso veramente perché stavo parlando dell'Europa, dell'ideologia, della religione europea, e in questo senso certamente non dovevo riferirmi al Regno Unito, perché in questo senso, dal punto di vista religioso, non fa parte dell'Europa. Lì abbiamo una lunga tradizione democratica e liberale. Dunque tutti questi problemi si riferivano all'Europa, diciamo, continentale. A gazdaság lehet, hogy globális, de a politika marad nemzetállami. Európában minden esetre az marad. A nagy egységek régen jellemezték Európát. Az első világháború előtt csupa nagyhatalom volt egy bizonyos birodalmak. Nem volt Törökország, ugye ott volt az ottomán, az oszmán birodalom, volt a Habsburg birodalom, volt az angol is világbirodalom, Franciaország gyarmatai, Hollandia, ezek mind birodalmak voltak. A birodalmaknak szét kellett esniük, hogy tiszta nemzetállammá váljon Európa. Szóval én fordítottnak érzem a fejlődés. A nagy birodalomtól a nemzetállamból fejlődött, legalábbis az európai kontinens.
E poi ovviamente possiamo avere certamente un'economia globale, ma la politica resta a livello degli Stati-nazione. Le grandi strutture esistevano ancora prima dell'Unione Europea. Se guardiamo la situazione prima della Prima Guerra Mondiale, l'Europa è costituita da grandi imperi, non da Stati-nazione. Abbiamo, a cominciare dall'est, l'impero ottomano, poi abbiamo l'impero lasburgico, l'impero britannico, e la Francia e l'Olanda con le proprie colonie praticamente costituivano degli imperi. E dunque questi, i grandi imperi, dovevano crollare, dovevano essere disfatti per dare posto, far posto alla nascita degli Stati-nazione. Ami reneszánszot illeti, ugye ez egy közhely általában, hogy a szépség jellemezte. Én nem ezt írom a Reneszánsz ember című könyvemben. A szépségfoglalom nagyon sok változáson ment keresztül, de lényegében a szépség fogalma nagyon hasonló maradt a reneszánszban, mint Pláton korában volt. Mondjuk Ficinónak a szerelemről írt könyve erőteljesen ragaszkodik a plátoni szépségfogalomhoz. A szépségfogalom aztán a 18. században gyökeresen megváltozik, de nem hiszem, hogy a reneszánsznak speciális szerepe lenne a pontosan a szépségfogalom értelmezésében. Per quel che riguarda il Rinascimento, il concetto della bellezza, per me è un luogo comune collegare o fare il nesso fra il Rinascimento e una certa rafforzamento, nascita dell'idea stessa del bello. Il concetto della bellezza nel Rinascimento è molto simile a quello platonico. Se vediamo Marsilio Ficino, lui è fedelissimo a Platone in questo senso, ed è veramente il suo concetto di bellezza è quello platonico praticamente. È soltanto nel Settecento che l'idea della bellezza in Europa almeno cambia radicalmente, ma non vedrei proprio nel Rinascimento appunto questa grande epoca del bello. Ami a test fölfedezését illeti, az akt fölfedezését, kicsit vigyázunk, mert az aktnak mindig istennőnek kellett lenni a reneszánsz festészetben. E per quel che riguarda la scoperta della corporeità, del corpo, del nudo nel Rinascimento, bisogna stare di nuovo attenti, perché in verità nel Rinascimento l'unico nudo che scorgiamo è praticamente quello di una dea. Földi nőnek a testét először Goya ábrázolta. Mentre la prima rappresentazione del corpo umano, non divino, dunque non divinizzato, ma più o meno reale, di una donna è stato dipinto da Goya. Mi volto az első kérdés, jobban ma... La domanda prima? La prima domanda era? La prima domanda era quella se la bellezza può contribuire a salvare l'umanità dalla sua ricerca di distruzione. Ez a kérdés, hogy a szépségnek van-e megváltó hatalma, van, aki ezt mondja. Én inkább azt mondanám, mint Adorno mondta, hogy a boldogság ígérete. Tehát a szépséget lát, a szépséget, főleg művészi szépséget, de természeti szépséget is. Az a boldogság ígérete, mert mikor a szépet látjuk, akkor lelkünkben felemelkedünk, és ezzel megígéri nekünk a szépség azt a boldogságot, ami nem lett állandó a mi életünkben. De nem hiszem, hogy megvált bennünket a szépség. Különben azt sem tudom, mit jelent az, hogy megvált bennünket, csak vallási értelemben tudom a fogalmat használni. Beh, questa domanda, praticamente la domanda se la bellezza abbia questo potere escatologico di salvarci praticamente. Io qui mi rifarei ad Adorno. La bellezza in verità evoca in noi quella promessa della felicità, sia che si tratti della bellezza naturale o bellezza artistica, noi vedendola, godendola, ci eleviamo nello spirito, no? E la bellezza stessa ci promette quella promessa della felicità che non è, può essere costante in questa vita, dunque tende a svanire ogni volta, e dunque la bellezza fa questo. Se la bellezza ci salverà, non credo, cioè non vedo, non capisco, in verità non sono sicuro di capire veramente il significato di questa frase, cioè io vedo la salvezza soltanto in termini escatologici e dunque non riesco a collegarla veramente con la bellezza.
Buonasera. Volevo due parole sul passaggio da peccato a reato che la società sta attuando, anche quelle democratiche. Ugye azt akarja mondani, hogy a társadalom ugye a bűnösségtől, hát a vétek felé halad körülbelül. Ugye a sin and crime lenne ez, angolul jobban hangzik. Az annyit jelentene, hogy a vallási értelmezése annak, hogy valamit elkövetünk, amit nem szabadna elkövetnünk, valahogyan, hogy durván fejezem ki magam, kiment a divatból. Lei mi sta chiedendo, se ho capito bene, il passaggio nella società dal peccato al crimine. Dunque utilizzerò anche termini inglesi perché in ungherese non avevo la distinzione, dunque the crime and sin, peccato e crimine. Beh, sta di fatto che la concezione religiosa del peccato, dunque di, perché il peccato è soltanto una concezione religiosa del crimine, è ciò che non si dovrebbe fare. Quella concezione religiosa sta, per dirla francamente, passando di moda. Az a gondolom, hogy ez egy nagy probléma manapság, és nem most kezdődött. Már a Nürnbergi per esetében is csak egyetlen egy vádott vallotta magát bűnösnek. Senki nem vallotta magát bűnösnek a nácik közül. És láttak valakit, akit bíróság elé állítottak, akár ötször gyerekgyilkosság után, aki azt mondta magára, hogy bűnös vagyok, kivétel nélkül mindenki ártatlan. Úgyhogy én ezt nagy problémának érzem, és azt hiszem a kérdeződ is problémának érezte. Mert úgy néz ki, hogy csak az vétek, ami büntetendő cselekmény, jogilag büntetendő cselekmény. És attól, hogy jogilag büntetendő cselekmény, el minden visszafizettünk mindent, ha beszedszak a börtönbe, de a lelkiismeretünkkel nem tartozunk semmiféle elszámolással. Ezt én problémának tartom. E questo è certamente un grandissimo problema. Se si va a vedere il processo di Norimberga, solo uno di tutti gli accusati si è dichiarato colpevole. E dunque, avete mai visto una persona che la mettono davanti a un tribunale per un reato e anche se si trattasse di 5 infanticidi di seguito si dichiarerà innocente? Perché abbiamo questa distinzione fra reato e peccato. E questo è un grande problema e penso di capire, almeno mi è sembrato di capire anche dalla persona che ha fatto la domanda, che anche lei considera questo un grande problema, perché ad oggi consideriamo soltanto i reati, il peccato non esiste più, invece manca questa consapevolezza, questa coscienza, farsi coscienza del fatto che ogni reato che commettiamo è anche un peccato. Ugye kétféle morális ítélőszék van, az egyik a másik tekintete, ami bennünket megszégyenít, ez a szégyen. A másik a belső hang, a lelkiismeret. Úgy tűnik, legalábbis a kérdező erre reflektált, hogy ma inkább szégyenkultúrában élünk, és nincs az embereknek lelkiismeret furdalásuk. Ha így tudom fordítani, amit ő mondott, körülbelül ez volt a kérdés értelme. Ez tényleg egy problematikus fejlemény. Perché noi abbiamo due sedi del giudizio morale. Abbiamo lo sguardo dell'altro che mi fa vergognare, mi mette in imbarazzo, e ovviamente abbiamo la nostra coscienza interiore che è il nostro giudice interiore. Mi sembra che oggi stiamo vivendo in una cultura della vergogna, dove siamo esposti sempre agli altri, manca quel giudizio interiore che ci porta ai rimorsi della coscienza. Questo mi sembra che anche è più o meno quello che lei ha voluto esprimere. Se non vado errata, grazie. Io. Grazie. Grazie.